una crisi in corso, così la definisce Mario Mazzocca, che a tutt'oggi vede a rischio la sua poltrona di assessore regionale, unico rappresentante SEL in giunta e che attualmente potrebbe essere rimpiazzato da uno dei due esponenti di Abruzzo Civico, nel caso specifico Andrea Gerosolimo. Ma più che una spaccatura credo che ci sia una crisi che ha dato adito a una discussione serrata, ma che io credo che comunque ci siano le condizioni per poter risolvere beneficamente per questa maggioranza e per l'Abruzzo. A cosa è dovuta la crisi tra SEL e il governo d'Alfonso? Ma fra SEL e il governo d'Alfonso non c'è crisi, la crisi se c'è l'ha creata qualcun altro, insomma. Noi abbiamo sempre svolto il nostro lavoro così come stiamo facendo anche in questi giorni, in maniera anche abbastanza serena, insomma, ma proprio nella consapevolezza che, voglio dire, il domani non dipenda da noi, ma dipende da quelle che saranno poi le vicende della vita. Questo lo dico in generale, non solo per quanto riguarda questo frangente della politica abruzzese. La frattura non sarebbe sui meriti lavorativi, ci tiene a specificarlo, ma da una manovra che avrebbe sbilanciato la maggioranza. I due rappresentanti di Abruzzo Civico che reclamavano un posto, rafforzati dall'arrivo di Luciano Monticelli, rappresentante del Partito Democratico, diventa cifra 3, un 3 che mette a rischio la maggioranza ed ogni futura votazione. Ecco dunque su cosa si gioca la partita in regione.